o sull'1-3 cambia molto. Per darvi una cifra, le squadre che sono andate sotto 3-1 nella serie c'è un record di 82 volte su 91 che sono andate avanti, insomma, hanno passato il turno le squadre che erano in vantaggio 3-1, per cui le chance per i Nets diventerebbero veramente poche, se le devono giocare tutte in questo finale di overtime. Rimessa in zona d'attacco, ma subito un time out, non sappiamo se chiesto da Thibodeau perché ha visto qualcosa sul terreno di gioco per eventualmente dover parlare ancora con i suoi, invece in realtà è un time out da 20 secondi per i Brooklyn Nets e dunque potrebbe anche essere la classica situazione in cui Carlesimo butta dentro un quintetto, eventualmente poi richiama i suoi per cambiare al volo Steve Kerr con Marv Albert, abbastanza provati anche loro per questa telecronaca. Ovviamente indiziato numero uno per prendere quest'ultimo tiro, Deron Williams, lo ricordiamo, Deron entrava in questa partita con 6 su 23 dal campo nelle ultime due gare, mai scommettere contro di lui, 10 su 20 con 5 su 9 da 3. Fino a questo momento parliamo di 30 punti e 10 assist, infatti TNT va a cercare proprio lui. Però se mi posso permettere una critica, a me non è piaciuto tanto, è vero che alla fine è venuto fuori un buon tiro che poteva segnare Deron Williams, però a me non è piaciuto tanto come è stato costruito l'ultimo tiro dei regolamentari per Brooklyn. Cioè, per fare la rimessa dalla mano un giocatore che la tiene 20 secondi, attacca in 3 secondi, non ci vuole nemmeno un time out, non so come dire, fai muovere la difesa dopo 8, 10, 15 secondi, fai ricevere il tuo attaccante più pericoloso. Joe Johnson, che è un attaccante pericoloso contro la buonissima difesa di Luol Deng, ancora una volta dal palleggio, alza la parabola e con 6, non 2, non 4, 6, mani in faccia, va a bersaglio ancora a quota 119, al diavolo la facete plantare. E questo quest'anno tende a segnargli quelli che contano. Difesa di Deng molto buona, lo costringe comunque a un tiro difficile, cambia leggermente il tempo, vede arrivare l'aiuto, guardate come cambia il tempo del tiro e manda fuori tempo proprio i giocatori in aiuto. Straordinario finale di partita delle due squadre, bellissimo. E a questo punto rischiamo un altro overtime, siamo a 119 pari, 11 secondi 8 decimi. Chiaramente Nate Robinson è il candidato numero uno a prendere questo tipo di conclusione, ma attenzione perché Robinson potrebbe partire con la palla nelle mani, ma ci ha mostrato negli ultimi possessi che può anche innescare. È cresciuto ragazzo, è maturato. Beh, ha letto benissimo le situazioni negli ultimi minuti, a parte il periodo in cui ha tirato tutto quello che aveva in mano e soprattutto ha segnato tutto quello che aveva in mano. Nelle ultime azioni ha letto benissimo i raddoppi, per cui anche in questo caso, insomma, la difesa di Brooklyn deve provare a togliere la palla dalle mani ma senza scoprirsi troppo. La rimessa è per Kirk Heinrich, importante rimettere la palla correttamente sul terreno di gioco. Nella rimessa precedente un po' di difficoltà per Chicago, Boozer con Noah, con Deng, blocco di Boozer proprio per Nate Robinson che riceve, arriva subito Noah per il pick and roll e Robinson gli dice aspetta. In realtà poi il blocco non arriva, 4 secondi, 3 secondi, Robinson cerca un tiro pazzo alla tabella, non ci credo, non ci credo, anche questo con la sforbiciata, no dai, ma no, ma è finto, ma non è vero. È finto, tra l'altro secondo me non gestito benissimo, secondo me la rimessa prevedeva qualcos'altro, non si sono capiti due volte Robinson e Noah, alla fine lo manda via, trova un tiro pessimo. Però la sua serata si merita, se qualcuno deve fare il tiro decisivo probabilmente che sia lui, però ha fatto un tiro senza senso, completamente senza senso. Siamo sicuri che da due? Ma cos'è sta roba? No, è una roba che ti... Ma ha fatto la bicicletta con le gambe? Completamente senza senso. È da due, sì, è da due. L'ultimo appoggio è dentro. È il peggior tiro che vuoi prendere, eppure guarda come te lo segna. Diciamo che Nate Robinson si è guadagnato un po' di spazio sull'edizione serale di Sports Center, così a occhio e croce, non ci credono neanche più i compagni, non esulta più perché tanto San Giacomo va a finire. L'unica nota dolente, Nate, hai lasciato un secondo e sette decimi ai Nets. Ci sono dei giocatori in grado di far canestro in un secondo e sette decimi e lui è già lì che festeggia, dice hai visto che canestro che ho fatto, sono stato bravissimo. E bisogna però difendere, attenzione perché poi con un secondo e sette decimi diverse opzioni per Carlesimo, ma sicuramente il tiro da tre punti è un'opzione,
Beh, Deron Williams tutto sommato cosa poteva fare? Ma infatti hai visto la reazione di Deron Williams? Gli sono proprio letteralmente cascate le braccia. Hai costretto al peggior tiro possibile Robinson, non solo in terzo tempo da 6 metri, ma anche appoggiato alla tabella. Pazzesco, pazzesco. Record in carriera nei playoff per Nate Robinson, 32-27 tra quarto quarto e overtime. Vedete che gli arbitri sono andati però a sistemare il cronometro, non un secondo e sette decimi, due secondi, ed effettivamente qui anche con questa inquadratura si vede chiaramente che è un tiro da due punti per Nate Robinson. È un tiro che, qualora i Nets sbagliassero nel prossimo attacco, varrebbe ben più di due punti, varrebbe un punto nella serie che porterebbe Chicago avanti 3-1. Una partita incredibile, l'avevano persa, ribadisco, persa. A 2.58 dalla fine erano sotto di 14. E i Nets sembravano una macchina perfetta, totalmente in controllo, questi in attacco non ne mettevano più una, non riuscivano più a capirci granché. È uscito dal mazzo Nate e ti ha fatto sta partita qui pazzesca. E se davvero dovesse vincerla Chicago, questo vorrebbe dire un enorme passo avanti proprio nella serie, non solo per il fatto di essere 3-1, abbiamo detto prima le cifre delle squadre che si trovano sotto 1-3, ma proprio dal punto di vista anche psicologico, una mazzata terrificante. Però in due secondi può succedere davvero di tutto. Giustamente la regia TNT va a cercare Joe Johnson, che insomma l'ultimo tiro l'ha messo e tende a segnare i tiri decisivi. Vedremo un po' cosa ha disegnato Carlesimo. C'è Lopez, c'è Joe Johnson, Deron Williams, CJ Watson, Wallace con la rimessa, Gibson a marcare la rimessa, eccolo Johnson che esce, alza la parabola e ancora! Ancora sulla sirena! Ancora parità a quota 121! E dove volete andare? Secondo overtime allo United Center, anche se credo che gli arbitri andranno a rivedere per accertarsi, ma a me sembra più che buono questo canestro. Passi da parte di Joe Johnson. Buonissimo. Canestro buono, ragazzi, secondo overtime allo United Center. Grande rimessa, giocata molto molto bene dai Nets, molto meno bene difensivamente dai Bulls. È chiaro che in quella situazione esci forte sul blocco per non concedergli il tiro da tre punti, però questo vuol dire la penetrazione. Joe Johnson manda al secondo overtime.